Fabrizio, dirigente degli istituti agrari forestali della Lucia di Feltre, laureato in scienze agrarie, mi piace ricordare questo perché purtroppo i dirigenti di istituti agrari laureati in scienze agrarie un tempo erano tutti, adesso sono un po' delle mosche bianche, lui è uno di questi. Presidente della rete degli istituti agrari forestali del Trentino dal 2013, mi ha sostituito in questa importante carica ed è responsabile del progetto di gestione dell'innovazione del miglioramento continuo nell'istituto personale agrario nell'ambito delle misure di supporto per l'attuazione della riforma. Il suo intervento ovviamente tratterà delle opportunità e delle strategie per il rilancio dell'istruzione professionale agraria. Prego Ezio. Sì, buongiorno a tutti. A me il compito un po' di dare delle prospettive positive su questa riforma, che ce ne sono molte. Nel corso del dibattito vedremo anche alcune criticità, ma questo è il mio compito, oltre che descrivere le misure di accompagnamento che la rete di supporto alla riforma della gestione professionale agraria metterà in atto successivamente. Quindi, prima, perché applicare al meglio e sostenere questa riforma? A noi conviene valorizzarla, conviene trovare le strade, abbiamo visto legate all'identità di istruzione professionale per un rilancio, dire che l'istruzione professionale agraria è bella, è buona e utile. Adesso vedremo anche cosa vuol dire più in dettaglio. Le misure di accompagnamento ne parleremo, parleremo anche delle modalità di interazione già da adesso ma successivamente per interagire in questo, come fare le domande, come fare proposte, indicazioni e critiche, e infine analizzeremo il portale di istruzione professionale agraria. La prima questione, andiamo subito al dunque, è evidente che una delle pubblicazioni più importanti del decreto legislativo 61 è collegato alla criticità già presente in termini di iscrizione di professionali, che se volessimo avere un dato anche odierno è confermato, credo che ce lo diremo, c'è un calo di iscrizione negli istituti professionali in generale, e questo è un tema, e questo è il nostro obiettivo di fondo. Se volessimo darci un obiettivo fra 5-10 anni, gli iscritti all'istruzione professionale agraria, poi mi correggerà il dottor Orlando, in questo momento sono 26.000, sarebbe bello che fossero ancora 26.000 fra 10 anni, perché consideriamo che c'è il calo demografico, e quindi è un obiettivo che abbiamo presente. Invece di breve sottolineare questo, vista la platea, vista l'interlocutore, l'obiettivo di ridurre la dispersione è un obiettivo abbastanza raggiunto, perché adesso io non so se la regolazione è solo degli istituti del nord, però l'istruzione professionale veneta, ad esempio, abbiamo dei tassi di dispersione, di bocciatura intorno al 10%. È chiaro che c'è un dato nazionale del 20%, adesso io non lo so in altre questioni. Noi siamo già, ecco per concludere, siamo già alla scuola dell'inclusione, noi portiamo successo formativo, studenti con le più disparate attitudini, chiamiamole così. Cioè, io credo che l'istruzione agraria abbia più alta intensità di certificati 104, di ANGI, di SA, eccetera, eccetera. E già li portiamo con successo. Ma noi, allora, ridurre ancora questi tassi di dispersione vuol dire dispersione zero, insomma, io non so se fra l'altro dal punto di vista qualitativo questo sia necessario, sia un obiettivo da perseguire, arrivare al 100% di allievi, tanto per dare un risultato quantitativo, l'obiettivo del sistema Italia è 100% allievi studenti a livello QF3. 100% mi pare un obiettivo che, insomma, ci siamo capiti, ecco, questa
è un'osservazione certamente da fare. È chiaro che la cosa su cui è necessario lavorare, ci piace la scuola dell'innovazione e del miglioramento, ci piace lavorare sui nostri punti di forza, che sono innovazione didattica esperienziale, i grandi strumenti che ha l'istruzione agraria per dare risposte importanti. L'azienda agraria è più straordinaria, ma anche i laboratori ed anche tutto il grande sistema di collegamento con il sistema produttivo, che non è assolutamente da disperdere. Pensiamo alle esperienze di appena scuola lavoro, pensiamo alle esperienze di apprendistato, che in qualche maniera verranno anche in qualche maniera ripreso. E finisco la riflessione su questo punto. Una delle grandi nostre opportunità, poi ci dirà qualcosa anche su questo la dottora Cella, come istruzione professionale agraria e nuovo esame di Stato. Sul nuovo esame di Stato, come istruzione professionale, noi ci giochiamo una bella partita. Se noi facciamo belle prove, prove interessanti, valide, efficaci, è nelle nostre mani. La seconda parte è completamente nelle nostre mani. E speriamo di dare risposte, perché anzi, io sono convinto che specificazioni su questo aspetto. È evidente che l'istruzione professionale agraria si colloca fra l'istruzione tecnica e il sistema di FP. Non è che possiamo nascondercelo questo, con tutte le varie specificazioni, perché qui siamo a livello nazionale, regionale, perché i modelli sono diversi. È certo che ci potrebbero essere situazioni anche di competitività per il sistema. Una prima soluzione evidente è gli istituti che hanno sia l'istruzione tecnica che professionale. Le istituzioni che hanno sia l'istruzione tecnica che professionale risentono meno di questa potenziale competitività, ma se ci fosse nello stesso territorio i problemi ci sarebbero. Quindi l'invito è, in qualche maniera, facciamo delle scuole sempre più articolate dal punto di vista formativo. L'altro aspetto che mi preme ricordare, anche perché abbiamo dei segnali importanti, che il sistema IFP sta agendo anche sta intervenendo anche sul sistema della formazione primaria agraria, generalmente precedentemente interveniva su altri settori, adesso abbiamo dei segnali di questo tipo. Da questo punto di vista, anche qui sarebbe opportuno trovare delle alleanze, e eventualmente una delle strade da percorrere, ripeto, è quella di ridefinirsi, anche di pensare a dare una risposta diretta, come vedremo che è possibile, ai percorsi di IFP come sistema, una delle evidenze che abbiamo. Sul collegamento del territorio vorrei sottolineare questa cosa importante. Parto dall'ultimo punto. In alcuni sistemi scolastici e anche europei, gli istituti agrari sono sotto il Ministero dell'Agricoltura. Questo è un segno, in Francia, per esempio. Questo è un segno dell'importanza del collegamento con il territorio, cioè la governance è fatta da loro. Noi siamo già le scuole e soprattutto l'istituzione professionale, ma anche l'istituzione tecnica, da questo punto di vista, ha questo scollegamento importante con il sistema produttivo. Siamo le scuole che, bisogna dirlo anche con orgoglio, che fanno intervengono di più anche nei meccanismi programmatori. Io credo che se parlassimo delle esperienze di partecipazione ai programmi PSR delle varie regioni, delle scuole, troveremo delle realtà veramente interessanti. E questa è la strada da potenziare, da sostenere. Riprendo il ragionamento sul dimensionamento dell'offerta formativa. Sappiamo che questo è un caso delicato, però è evidente che per la qualità dell'istruzione agraria ci dovrebbe essere una regia regionale, come minimo territoriale, certamente a livello più. Se le spinte locali, probabilmente forse sono nel nord, io non so se questo è diffuso, c'è stata una proliferazione di istituti agrari, anche nel Veneto, dico la dottoressa Cerada,
con una spinta fortissima, non è quella la strada, perché, perché le infrastrutture, il know-how di fare dei piccoli istituti in una realtà frammentata non è quella, la regia è quella. L'esempio ideale è lo Stefano Dentegoni, e questo è il modello che noi sosteniamo. Io non so se l'Ermito lo sostiene, certamente la rete dei grandi di Veneto, più sedi diffuse sul territorio, però una regia unica, un singolo istituto. Da questo punto di vista, anche se è affascinante il collegamento con gli alberghieri, spesso ha determinato all'istruzione agraria l'anello debole, non è stata la strada per rilanciare la porta. L'ultima riflessione è che sull'autonomia, l'esagerazione dei rapporti di PFP è l'altra cosa che è il nostro futuro. In qualche maniera potrebbe succedere di tutto, pronti al cambiamento, l'istruzione professionale è la istruzione che è il mondo che ha saputo interpretare di più. Io richiamo qui uno dei grossi cambi del sistema scolastico italiano, che è stato il 92, e direi che il decreto legislativo 61 ha molte continuità con il progetto 92 e per molti aspetti, con gli aspetti positivi di questa situazione. Saremo pronti, insomma, a giocare bene queste cose, troveremo la strada per la nostra prospettiva di perseguire gli obiettivi che abbiamo avuto. Le aree di discussione e innovazione che descrivo brevemente ci accompagneranno, perché come vedrete sono presenti, così anticipo la maniera di interagire, queste cinque aree. Noi raccoglieremo domande, proposte, contributi che poi le metteremo nel nostro portale della riforma di gestione agraria. Come vedremo, su queste aree potete già intervenire, adesso vi diciamo anche come, già da adesso o un po' successivamente. Vi ricordo che saranno evidentemente oggetto soprattutto dei contributi di oggi pomeriggio: progettazione curricolare, curvatura, progettazione per competenze, via, ho messo dei titoli, dopo in caso vi assisteremo, flessibilità, progetti formativi individuali, tutta la personalizzazione della seconda area, valutazione, certificazione, competenze e passaggio. La terza area, alternata scuola-lavoro, apprendistato, rapporto con il sistema produttivo, la quarta, e la quinta, rapporti, istruzione professionale, sistema effettivo e passaggio. Li vedremo meglio durante anche oggi, ma queste aree ci accompagneranno anche nel periodo di accompagnamento su cui ci confronteremo. Ecco, in cartellina avete le azioni previste a supporto della riforma dell'istruzione professionale agraria, le misure le avete in dettaglio, si articolano in convegni nazionali, questo è il primo, ci ce ne sarà uno a Roma il ottobre 2019, ci sono dei convegni interregionali, l'ipotesi delle sedi in questo momento, ho chiesto anche un contributo alla dottora Cerra, se c'è qualche ipotesi di fare, mi pare Pesaro, Padova e Napoli, è da capire se faremo degli eventi in Sardegna e Sicilia. Le risorse a disposizione sono relativamente poche, possiamo dirlo chiaramente quali sono, 67.000 euro per fare tutte queste cose che vedremo, quindi i convegni, però questi sono nel nostro programma, sono il programma un corso di formazione per dirigenti scolastici, Roma 14-16 aprile, adesso c'è scritto la data, se mi ricordo, un corso e due corsi, uno per docenti di istruzione professionale agraria, uno per docenti di istruzione forestale, fine marzo il primo e inizio di maggio il secondo. Quindi quelle sono le misure di accompagnamento previste. Come possiamo interagire oggi, domani e dopodomani?
La prima questione, voi avreste dovuto ricevere tutti, e le scuole, e tutte le scuole hanno ricevuto, è un messaggio mail che dice potete iniziare, vi invitiamo a compilare il questionario sull'attuazione della riforma. Il questionario sull'attuazione della riforma è sono 70 domande. Adesso non lo analizziamo. L'ipotesi era anche di provare, se volesse a compilarlo adesso, però ho dato comunque non. Allora, cosa vuol dire queste 70 domande? Che le aree, le domande riguardano, gruppi di domande riguardano tutti i problemi, però l'istruzione professionale adesso sta attuando la riforma, sta facendo delle scelte. Le domande riguardano le scelte che stiamo facendo. Le scelte che stiamo facendo ci serviranno per preparare meglio sia gli interventi di formazione sia le misure di accompagnamento rispetto alle questioni. Adesso io non vado, volendo potreste aprire il questionario e vedere se tanto potrei anche aprirlo, però non posso. Invece l'altra modalità è tramite il modulo di Google, il link c'è sulla mail che avete ricevuto, vi invitiamo tramite quella modalità a fare domande, proposte e analisi. Su questo vi inviteremo subito, se volete lo potete fare con il vostro cellulare dal posto, se volete potete andare al computer che è lì, se volete facciamo anche un foglio di carta per avere un po'. La cosa interessante è che un istituto siciliano, se avesse letto, avesse voluto. Potrei, io non so se in diretta possiamo dire c'è qualcuno, non credo, non so, bisogna vedere se qualcuno potrebbe anche aver compilato il modulo, perché è già attivo in questo momento. Cioè, questo siciliano avrebbe potuto dire, dottora Cerna, cosa succederà dell'esame di Stato dei docenti di scienze integrate, chi sono, cosa fanno, o dire, no, bisognerebbe fare così, lo potrebbe. Però questa modalità la continueremo ad usare, ultima mia riflessione per andare alla conclusione, in questo sito c'è già tutto il materiale, ma quello che mi preme non è ancora attivo la strutturazione del materiale per facilitare la progettazione delle scuole. Perché come vedete, se adesso fate quel link, è un materiale molto interessante dal punto di vista divulgativo. Trovate tutti gli eventi che hanno riguardato le misure di accompagnamento, troverete gli interventi che abbiamo fatto, le registrazioni che avrete, però per le scelte progettuali occorre organizzare un po' meglio, e il sito sarà organizzato così, i materiali, in eventi, in news, comunicazioni, le misure di accompagnamento, l'attuazione, il confronto quindi sui materiali, la normativa raccolta logicamente, tutti gli approfondimenti teorici dei link, delle varie situazioni che esistono, tutti i temi legati alle date di analisi e per ultimo la storia di istruzione professionale, che è una storia ricca che sarà la nostra, che spetta a noi di lanciarla. Grazie.